Ciao a tutti, bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su Metamorphosis. Oggi è anche il primo video che registro dalla casa nuova, quindi eventualmente segnalatemi eventuali rimbombi e vedrò di sistemare in qualche modo. Al momento io non ne sento, però mi mancano ancora alcuni mobili, quindi e sicuramente anche alle pareti metterò qualche quadro o qualcosa in modo da attutire un pochino i rumori. Lo proviamo, un gioco che su Steam costa 21 euro, ma scontato nel momento in cui lo sto registrando io a 7,34 euro, un prezzaccio, calcolando che è uscito ad agosto del 2020 ed era uscito soltanto in italiano e in inglese, e ora è disponibile in italiano. Infatti, come potete vedere dalle impostazioni, potete andare a scegliere la lingua. Possiamo mettere anche i sottotitoli, li mettiamo. Di che cosa si tratta? Si tratta di un ragazzo che si ritrova trasformato in animale, in insetto. Lo andiamo a provare e vediamo un attimino che cosa ha da offrire il titolo. Sicuramente l'avete visto online in qualche altro video, perché di gameplay ce ne sono, ma sono, da quanto ho visto, tutti in inglese. Lo proviamo, tastiamo anche la bontà della traduzione e poi traiamo un pochino le conclusioni. Continuiamo. Ricordo anche un pochino Grounded, anche se è fondamentalmente diverso perché c'è una storia, insomma, ci sono anche Suspense. dei puzzle da risolvere. Right, I'm a Joseph's. What a night. Ah, si risveglia e non sa che Disappointing. cosa è successo. Ah, Nothing ok, è in left. casa di un altro. Though, Casa del what disagio, did you diciamo. I'll check with Joseph and then I Vedo left. come ho messo Joseph e me ne vado al lavoro. Allora, vediamo un po'. Che mal di testa. E ovviamente in casa d'altri. Ebbi anch'io uno shock del genere quando dormii a casa di un amico e la mattina avevo davanti al letto un poster di Che Guevara enorme. Mi ho detto, ma dove cacchio sono? Ah già, tab per leggere. Clicca per egregio signor Gregor, la chiave in un cassetto nelle vicinanze. Cioè, mi hanno chiuso dentro, cioè sono un ospite e mi hanno nascosto tutto. Vabbè, questo è ovviamente per farci tastare la bontà del prodotto, la bontà delle interazioni più che altro. Va bene, apri. That's odd. I've been many times at Joseph's. Cosa che io Never apprezzo really sempre tanto seen è il this corpo, ma qua mountain non before. sembra esserci. The Non avevo mai photographs visto seem questo. very Ma familiar. scusate un secondo, ma che cacchio è? What's that? This room is bizarre. Che What's stanza this improbabile, i furniture? mobili, qualcosa non torna. Cioè, questi sono altissimi. Can't even reach the door handle. Non arrivo nemmeno alla maniglia. What a hilarious prank, Joseph. Ah, si usano i libri. Ups, aspetta, piccolo puzzle per cominciare. Ok, non ho la chiave adatta. Bisogna cercare la chiave. Nella stufa? No. Dove cavolo sarà la chiave? Nel baule. If I don't go out soon, I'll Credo be che avrai di meglio disappointed. da fare che andare al lavoro a sto punto, vista la situazione. Ma che cacchio? Let's try this way. Oh, il ferro da stiro è proprio quello vecchissimo. Ci sarà qualcosa qui, no? Ah sì, Another letter? un'altra lettera. Caro Mr. Samsa, questa volta per sapere dove si trova la chiave dovrei risolvere un mistero. Non sarà facile raggiungere la maniglia, ma confidiamo che si rivelerà all'altezza del compito. Spero che abbia quel che serve per raggiungere Tower. Vabbè. Chiave. Sì, ma avevamo già risolto perché si passava da qui, quindi. Ok. Questo è proprio un bell'indie, come realizzazione, cioè sono gli indie che preferisco questi, devo dire. Ventilation Come hole. colori, Nothing narrazione, la fitting here. grafica. Ma These aren't the legs I'm used to. che gambe sono mai I know queste? this sounds Ho delle strange, but zampe!
Fammi un po' vedere. Sì. Allora mancava il corpo per un motivo ben preciso. Tiene premuto spacebar, che prima non funzionava. Prima trova Joseph e poi decidiamo il da farsi. Tieni premuto e ma pensate. Ma che cacchio sto facendo? Ah, sto girando sto affare. Concentrati, cadere da qua su non è un'opzione. Ma in genere gli insetti non si fanno granché, che pesano niente, ma... Che spettacolo. Mi pare ci sia qualcosa sul tavolo dello scrittoio. Andiamo a vedere. Il team... Ah, il simbolo della campanella. E c'è qualcosa qui? Dove sono io? Qua sotto. Che poi compaiono e scompaiono. Ma dai. Scusami, adesso io sono lì. C'è una campanella, ma non so dove. Vabbè, intanto proviamo a vedere se riusciamo a ad andare sopra là. Tieni premuto il salto più lungo. Ok, grazie. No. Mi rimango fermo qui e poi salto dopo. Ok. Tieni premuto il left shift. Lo sto già facendo, non preoccuparti. Ok. Dove cavolo sullo scrittoio dobbiamo andare? Mamma mia. Comunque no, devo dire che ho sempre fantasticato anche da piccolo su queste cose, sull'avere questo... questa vista da insetto e muovermi in un mondo fatto da... dagli oggetti di tutti i giorni, dai mobili. Anche se qua è abbastanza surreale la cosa, perché ci sono sedie che fluttuano. Qua dove eravamo prima, sembra, però... ci sarà tutto più chiaro a breve, credo. Ok. Siamo quasi... questo mi sa tanto di enigma. Appiccica. Non ho ancora capito che insetto sono, ma... ah, figo! Ma che spettacolo! Mi posso arrampicare su... col tasto destro. Ecco, questa ecco, è un'idea assolutamente originale che io apprezzo tanto. Poi va molto a mood, nel senso, se siete del mood di... dovrei leggere la lettera. Se siete molto del mood di vivervi una storia. Ok. E greggio signor Samsa, comprendendo bene la difficile situazione in cui si trova, siamo qui ad offrirle l'opportunità di lavorare per Tower, per avviare le pratiche di assunzione, segua il nostro marchio, quell'occhio lì, ok? Molto interessante tutto questo. Metamorphosis. Bello e lodevole il fatto che l'abbiano tradotto, per quanto immagino sarebbe stato comunque ampiamente comprensibile, però sono dentro ad una lettera. Cioè? Ti sei svegliato nel tuo letto e hai scoperto di essere un insetto?
Non ti trovi a tuo agio in queste vesti, o meglio, in questo carapace? Siamo uno scarafaggio, allora. Ti sembra tutto assurdo e inspiegabile? Abbastanza. Per quanto io non ami l'assurdo e l'incomprensibile, mi sta piacendo perché è intrigante. Sì, no. Che cacchio? Tutto dei... Ok, no, sto andando anche molto bene, devo dire. Ultime parole famose. Appunto. Non sei da solo. Tanti altri come te si sono trasformati in insetti, ma se ne sono fatti una ragione e hanno addirittura trovato un lavoro. Interessante prospettiva per il futuro questa. Interessante anche teoria. Alla tavola assumono insetti. L'unica cosa è forse la compenetrazione, cioè dei salti, i contatti, diciamo, che ho fatto. È un po', diciamo, approssimato in modo da non metterci in difficoltà o compenetrarci, cosa assolutamente gradita in questo caso, trattandosi di un indie. Fare parte di una comunità di artropodi. Godere di opportunità per la crescita professionale, cioè ci stanno offrendo un lavoro in qualità di insetti. E andare di qua. Ah, ecco, c'è l'entrata di noi. Ah, per gli impiegati più meritevoli il ripristino della forma umana. Perché c'era quella cosa che faceva quel verso? Vabbè, intanto hai cominciato a spiegarci tutta la storia. Sì, ci sta rispiegando di nuovo, ma ecco, io vorrei arrivarla in fondo tutto intero, possibilmente. Posso appiccicarmi ancora? Ah no, mi sa che è esaurito l'effetto del... Mamma mia, mi sono girato, ho visto due zampe, ho detto chi c'è. Ok, siamo tornati nuovamente nell'ambiente. Le prime impressioni sono sempre inaffidabili di Kafka. Sì, in effetti i giochi bisognerebbe giocarli un po' di più. Però adesso siamo sempre un insetto, ma sono in un cassetto. Sempre più assurdo, cioè parlo anch'io, sono io che parlo con questa voce da demone bilioso, e ovviamente non dovrei cercare di farmi vedere, perché se voi vedeste uno scarafaggio in un cassetto, che cosa fareste? Questo è Joseph, Finance Editor, Praga. Sono morto. Cioè, allora, qui avrei da dire, perché non credo, poi se c'è qualcuno esperto di insetti saprà poi dirmi se è vero che muoiono cadendo, però pesano talmente poco. Joseph, guarda cosa mi è successo, aiutami ti prego. Il nostro amico questo. L'altro che dorme chi è? O è lui, Joseph? Sì, devo per forza svegliarlo. Ma se mi faccio vedere da lui? Carissimo, ciao, bello. Sono uno scarafaggio. Che cacchio sta facendo qua? Ha dei fiammiferi, bellissimo, bellissimo. Ha delle chicche, delle... Spero che non appoggi il libro su di noi. Posso attaccarmi anche a lui? Se mi attaccassi a lui? No, è studiata troppo bene. Niente, devo capire come arrivare dall'altra parte. Ok, ho anche comunque le zampe.
o che mi lancio attraverso, ma voglio provare sta chicca, voglio provare a salire in cima qui e vedere se vengo sparato al di là dal ventilatore. Mamma mia, sotto sopra. E se smettessi di tenermi? Voglio provare andando in cima, voglio vedere se... No, non mi tira dentro la... Ok, scendiamo. Spettacolo. No, sotto... Ho utilizzato tutto il mio liquido, devo ricaricarmi da qualche parte. Posso spingerlo questo? Mannaggia. Devo ricaricare il liquido. Ah no, posso far suonare la sveglia però. Posso in qualche modo? Ci sono gli ingranaggi. Fammi un po' vedere se mi suggerisce. Devo svegliare Joseph. Eh sì, ce la sveglia. Ho finito il liquido però. Come cavolo faccio a... Qua ci sono pastiglie. Devo rifinire nel liquido di nuovo. Tanto ho fatto un giro assurdo. Devo trovare... Eh sì. Eh sì, se salto mi spara indietro la... No, devo... Uff. Devo capire dov'è il liquido... Per potermi arrampicare, ma onestamente non lo so, sono caduto giù di... Ah no, mi posso tenere lo stesso? No, evidentemente no. Con le tipiche mosse delle zampe. Allora, fammi vedere, posso arrampicarmi? Devo capire dove si va a caricare. E se salto qui? Ah, vengo sparato via. No, devo... sono finito sotto qua. Con tutto lo schifo che ha dentro nella... Sul tavolo. Allora, vediamo un po' se riesco. Questa sembra cera. Sciroppo. Ah, ok, sciroppo. Dovrei far uscire lo sciroppo da qui. O ne ha rovesciato in giro? Sono finito di nuovo nel cassetto, quindi... ci potrebbe stare anche una live su questo... Eccolo qua. Ok. Vediamo di non usarla subito, però, eh. Perché è un bel... toc, morto. Però spero di avere le zampe ancora bagnate. Sì, ok, sì, si vede perché è gialla. Allora, la sveglia, abbiamo detto, eh? La sveglia è qui. Vediamo se riusciamo a mandare avanti la sveglia. No, di qua. Ah ok, sì. Ah ok, capito, capito, capito. Devo tenermi qui, salire qui e faccio girare la sveglia. Ok, aspetta, no, non mi... Potrei arrampicarmi sulla credenza. Dov'è la credenza? Di là. Ha appoggiato il libro qui, quindi ci posso salire. Cioè, il mio amico si è trovato un tizio in stanza e non sa chi sia. E non è la cosa più strana che è successa fino adesso. Vado sulla credenza. Ah, si può entrare anche da qua.
Spettacolare. Spettacolare perché qua possiamo ricaricarci di nuovo. No. Però magari c'è una via d'uscita, eh sì. Qua ci si può salire, forse sì. Sì. No, mannaggia, sale di qua. Posso spostare la matita? No, vado in corsa però. Ok. Posso arrampicarmi su? Sì. Ah, il liquido lì che si vede, ok. Il liquido è rimasto sulle zampe, ok. Sono un pirlaio perché non ho spirito di osservazione. Vediamo, dai. Mi arrampico da qui. Lo uso il meno possibile. No, ho finito. No, non si può andare giù. Carino, carino, molto, 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 molto. Allora, liquido non ne ho più, quindi non posso neanche fare ricarica qua. Vado in corsa, tac, salto lì, poi vado di qua. Ah, questo. Posso spostarlo, ma non saprei cosa farmene. Sale di qua. Ah, ok, c'è una forchetta. Si sale di qua. Il pettine. Un libro. Siamo quasi fuori. Ah, di là si esce. Ok. Mannaggia, come ci esco io di là? Ok. Però no, bella la mappa che poi si adatta in base a dove siamo. Dobbiamo andare di là, c'è quella fessura là. Ok, quindi torniamo indietro. Ok, beh, meno male che il gioco un minimo ci dà una mano dicendoci che dovremmo uscire da quel buco lì. Quindi ok, ehi, ma c'è un insetto, amico. Non è che stai andando alla tower? Sembrerebbe di sì. Un insetto parlante, sì, e quindi no, nulla in effetti. Allora vai alla tower. Sai come? Sì, sai come ci si arriva? Ci stavamo andando, ma non riesco a proseguire. Muoio di fame, mi spiace molto. Aiutami, ti imploro. Mi piacerebbe, non neanche io da mangiare. Io ho una mela. E perché non la mangi? Non riesco a raggiungere la troppa acqua. Io che posso farci? Potresti chiudere la valvola che si trova dietro a quel libro. Perché non lo fai da solo? Troppa fame, non riesco a muovere un muscolo. Ok, 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 ok. Molto interessante. Salve. Quindi si parla così, diciamo, con le altre persone. Boia mondo. Quella è una mela. E come te la arriva? Ah, devo chiudere l'acqua. Che arriva da lì? E mo io con... Ah, così. Giustamente, mi sono appena ricaricato. Andiamo su. L'acqua arriva da là, eh? Quindi continuiamo a seguire. Quindi io credo che qua si debba andare così, evitando di finire tutto la nostra resina sulle zampe. Che spettacolo. Bello perché da un certo punto di vista fa sognare. Ma qua siamo arrivati da prima. Ma dove, come cavolo posso chiuderla l'acqua? Cioè, sbaglio o siamo arrivati da là? Vediamo un attimo. Ah, dice che dovrei andare sopra qua. Dovrei salire sopra. Ok. E poi? Boh. Sopra là devo andare.
Ancora nel cassetto. Il vecchio carillon di Joseph. Non posso arrampicarmi di qua? No, non mi fa arrampicare su questo materiale qui. E se lo accendessi per attirare la sua attenzione? Ok. Ma come cavolo faccio io a salirci lì? Non mi ci fa arrampicare. Aspetta, dovrei usare il libro qui come rampa e provare ad andare, ma no, non funziona. Niente, faremo col metodo più. Non posso camminare se sono completamente. Scusa? Non posso camminare se sono completamente a testa in giù. Ah, ok. Beh, non camminiamo a testa in giù, ma camminiamo pelo di lato, no? No. Ma questa è una balla perché camminano comunque, però. Non voglio farti camminare a testa in giù, cammina di lato, no? Così. No. Qui. Così, ok. Dai che ce la facciamo, dai che ce la facciamo, dai che ce la facciamo. Ok. Vai. Un insetto non credo riesca a far girare una roba del genere. Però. Devo arrampicarmi su. Di qua. Molto particolare. Ci sono questi due tizi qui. Uno stava smanettando con varie cose liberi. Io mi ritrovo insetto e diciamo che ha delle premesse abbastanza intriganti. E lui non si può allontanare adesso. Oh. Cosa devo fare? Devo vedere. La foto dice. Ok. Joseph sei davvero un bel tipo. Ho fatto cadere la foto. Bello, bello, bello davvero perché è originale e, come ho detto, fa sognare. Vivere nei panni di un insetto, cercando comunque, sbracciandosi, di farsi riconoscere dall'amico. Questo era Metamorphosis, vi ricordo, 21 € su Steam, che secondo me potrebbe anche valerli per un appassionato dei begli indie. Un po' mi ricordo anche What Remains of Edith Finch. Molto figo anche quello, The Suicide of Rachel Foster anche. Molto bello. Devo dirvi anche che se, adesso non so quando pubblicherò il video, però se è ancora scontato a 7,34 € potrebbe essere la vostra occasione. Ovviamente non mancate come al solito di farmi sapere che cosa ne pensate. Noi ci sentiamo al prossimo video gameplay. Alla prossima ragazzi e ciao ciao!